Franco, ci siamo, finalmente ci facciamo questa chiacchierata. Poi, guarda, cioè, come siamo professional, veramente. Io ho anche la scaletta delle domande, cioè wow, mi sento una podcaster, vai. Allora, Franco, siamo qui riuniti per parlare un po' di questa avventura che ti stai accingendo a compiere. Allora, prima domanda, ce ne sono diverse fatte anche da, sui social, poi diremo i nomi delle persone che hanno mandato le domande. Però per iniziare, in cosa consiste esattamente questo evento, questa North Cape 4000 e perché hai deciso di partecipare? Allora, questo è un evento che mi pare sia la settima edizione quest'anno, è un evento che parte da quest'anno da Rovereto e in modalità unsupported, cioè senza alcun supporto, ognuno dei partecipanti dovrà arrivare a Capo Nord. Quindi in modalità arrangiatevi. Modalità arrangiatevi, esatto. Avremo quattro gate dove dovremo timbrare il nostro diciamo libretto. Ok. E non dovremo assolutamente lasciare la traccia per alcun motivo, tranne che per dormire o per aggiustare bici o roba varia. Che però vuol dire non devi lasciare la traccia? Cioè noi abbandonare la traccia? Sì. Ah, perché loro vi danno la traccia? Noi abbiamo una traccia che ci ha già fornito l'organizzatore, diciamo. E noi dovremo seguirla. Attraverso questa traccia appunto attraverseremo i quattro gate dove timbreremo e niente, sono circa 4000 chilometri e dislivello, c'è chi dice 30.000, 34, 25, insomma, quello vedremo durante, quindi, durante il viaggio. Quindi voi dovete seguire, la traccia è unica per tutti. Esatto, non abbiamo tutto un ciclo computer dove scaricheremo le tracce e ognuno avrà piena libertà di movimento, diciamo. Uno può dormire, può fare due giorni a diritto, un giorno a diritto, si può fermare ogni quattro ore, quello è abbastanza libero. Okay. È comunque, tra virgolette, una gara perché c'è un tempo limite e dovremo arrivare a Capo Nord per essere inseriti nel libro dei finisher entro il 10 agosto. Quindi voi partirete il 20 luglio, tempo massimo 10 agosto. Sì, poi voglio dire, questo è chi non ce la fa, chi non ce la va arriva quando arriva, insomma, non trova più niente, non trova più l'elasticità, non so se troverà l'organizzazione che gli offre la birra, però insomma. ok perfetto. Poi c'è allora ti faccio un po' di domande che ci sono arrivate dai social. C'è Sebasan su Instagram, ti domanda sono curioso sulla modalità di preparazione fisica e mentale, e c'è un'altra penso perché Silvia Beg 69 sempre da Instagram un po' sullo stesso filone, come si allena la mente? Allora, la preparazione fisica è nata, diciamo, da gennaio, da quando appunto mi sono iscritto a questa competizione. E io ho cercato di fare, non è che mi possa allenare tantissimo, perché comunque ho un lavoro che mi impegna tutto il giorno, quindi io in pausa pranzo avevo già l'abitudine di andare un po' in bici, quindi approfitto di quell'ora e 20 per fare dei piccoli lavori di allenamento e poi il venerdì e il sabato l'impiego per fare le distanze un pochino più lunghe. Come allenamento io ho impostato la giornata tipo facendo degli allenamenti al ritmo medio il più a lungo possibile, partendo naturalmente da una mezz'ora e poi allungando fino a un'ora e 20 di ritmo medio. Ma hai una tabella di preparazione? Sì, io seguo un preparatore che si chiama Fabio Biasiolo, è un grande ultracyclist, insomma, che ha fatto di tutto ed è bravissimo, e quindi io mi fido ciecamente di lui in questo caso. Per quello che riguarda l'allenamento mentale, io ho già fatto un po' di viaggi, non chiaramente così
lunghi come mi andrò a come andrò a fare. Però ti però... sei già messo un po' alla prova, diciamo. Sì, okay. Mi sono messo un po' alla prova e comunque l'allenamento mentale è fondamentale, saper stare soli con se stessi non è facile, quindi ci vuole un pochino di allenamento e io ho diversi trucchetti, diciamo. A parte che tante volte mi accorgo di fare chilometri, di avere il pensiero così che vaga da un argomento random, a un altro, okay. Magari che ne so, vedo un qualcosa che mi piace, poi lo collego a un qualcosa sì, che mi ricorda. Sì, associazioni mentali. Esatto. Varie. E poi comunque ho delle piccole frasi che ogni tanto quando ci sono momenti di difficoltà mi ripeto e che mi aiutano comunque a andare avanti. Okay. Mi danno un pochino di una di specie di mantra. Una specie di okay. mantra, esatto. Okay, va bene, esatto. Forse poi gliele chiediamo, non lo so, vediamo se ce le vuol possono dire. Possono sembrare stupidi magari, quindi preferirei... Ah, tenetele per te. Sì, poi ognuno ha okay. il suo. Ecco, l'importante, l'importante secondo me è lavorare con la mente sempre positiva. Nel senso, i momenti di difficoltà ci saranno, ci sono sempre, certo. Però bisogna anche entrare nell'ordine idee che questa fase di difficoltà passa come, come tutto. Quindi in quei momenti lì è il momento proprio di tenere duro, di aspettare che vengano momenti migliori. Franco, io non ho fatto nulla di quelle fatte in bicicletta, però penso sempre che la bicicletta è la metafora della vita, esatto. O una delle metafore sì, della sì, vita, sì, no? Sì. È questa cosa secondo sì, me insomma sì, sì. Ok, allora vado avanti. Hai fatto altri eventi simili per preparazione sia fisica che mentale? Sono stati i tuoi spunti per partecipare alla North Cape 4000? Un po' sì, hai risposto, diciamo, hai già fatto altre cose. Cosa hai fatto prima? Ma io allora le cose più lunghe che ho fatto le ho fatto in gravel con ho fatto dei trail di 3-4 giorni, ho fatto il Lazio Trail, ho fatto un paio di volte, poi a Marche Trail ho fatto 4-5 edizioni, non mi ricordo, poi ho fatto un Veneto Gravel, quindi insomma ho fatto delle manifestazioni o degli eventi, sono andato anche da solo per 2-3 okay. giorni, ecco, in compagnia, fuori dagli eventi, quindi lì comunque impari a gestirti un pochino, a capire quello che ti serve veramente nei viaggi. Poi non tutti i viaggi sono uguali, qualcheduno è stato fatto con tenda e sac a pelo, qualcheduno è stato fatto prevedendo di dormire in struttura, quindi okay. già lì la modalità cambia tanto. E comunque il North Cape non l'ho mai fatto, è una cosa diciamo molto più grande di quella che ho di quelle cose. Però che ho sempre diciamo che pensato. ci arrivi gradualmente, insomma ci sei arrivato gradualmente. Sì, allora questo è un sogno, rispondendo poi al perché lo hai fatto, perché ti sei iscritto, perché questo è comunque un sogno che avevo da tempo. Quest'anno per una serie di motivi è capitato il momento giusto per me, che poi il momento giusto se uno lo cerca, se uno va bene a vedere non arriva mai, a qualcosa bisogna rinunciare, cioè se pensi di partire per un viaggio ed avere tutto preciso, calcolato, non si parte mai. Quindi a gennaio ho deciso, secondo me ho deciso nell'anno giusto perché ho avuto un po' di tempo per prepararmi, okay. e, per cui diciamo, ho deciso di avverare questo sogno. Ora ne ho anche altri nel cassetto, quindi vediamo come va questo e poi rifatti da questo. Difatti, cominciamo da questo. Cominciamo da questo. Okay. Quali sono state le maggiori sfide o quali sono insomma le difficoltà che hai affrontato durante la preparazione? Cioè non proiettato all'evento, ma c'è stato qualcosa che ti ha messo un po' in difficoltà in questo percorso di avvicinamento? Allora, le difficoltà sì, ci sono, perché all'inizio, a gennaio e febbraio, avevo dei problemi fisici, avevo mal di schiena, avevo un po' di sciatica, quindi... Dolori di gioventù. Dolori di gioventù, esatto, quindi già quelli sono dei piccoli problemi, perché bisogna allenarsi lo stesso, cercando comunque di fare un percorso che si può, certo. anche una riabilitazione. Nel senso, io ho fatto osteopata, ho fatto stretching, ho incominciato yoga, per cui questi esercizi che si fanno a yoga, oltre ad aiutarmi dal punto di vista mentale, di concentrazione, di respirazione, mi hanno anche permesso di allungare la muscolatura.
muscolatura, e quindi questa cosa la consiglio a tutti. E noi ciclisti purtroppo con allungamenti così siamo un po' indietro, ecco. Sì. E poi quando ti prepari, quando pensi di affrontare una cosa molto più grande di te, devi anche, tante volte sono uscito dicendo oggi non ho voglia di uscire, sono stanco, ho altre cose per la testa, e mi sono detto ecco, questo è il momento giusto per uscire, per sforzarmi di fare una cosa contro voglia, perché poi probabilmente è una situazione mentale che troverò anche durante il viaggio. Forse un po' questo richiama anche un po' il concetto di allenare la disciplina. Sì, è la disciplina, esatto, sì, allenare la disciplina. Ad essere disciplinati, sì, non è sì, facile. Quando una cosa va fatta nonostante magari ci sia quella vocina che ti dice ma sei stanco perché dai, non possiamo andare casa. Domani. Si può andare sì. Domani, vedi piove, vedi freddo, ecco. E lì è l'essere un pochino, superare queste fasi appunto sì, con la disciplina sì, si può fare. Anche perché poi cioè, di solito non ci si pente mai di essere andati in bicicletta. No, dopo passa. Ci si pente forse di non essere andati. Sì, esatto. E quel discorso... Fatti vincere da altri. Quel discorso che facevo prima, magari è dopo vero. La difficoltà poi c'è cioè, il benessere che poi comunque... Le endorfine liberate. Quello che provo io quando scendo appunto è sempre questo benessere che ho. E meno male, insomma, ecco. Senti, domanda, hai un team di supporto che ti seguirà durante il viaggio? Sarai completamente indipendente? Vabbè, l'abbiamo detto già risposto. Prima, sì. Arrangiati, modalità. Ma questo è proprio, è così, nel senso che nessuno può avere un supporto. Ma senti, questo non lo so. Secondo cioè, me il regolamento lo prevede? Io credo che non preveda il supporto e comunque, cioè anche poco senso, secondo me, essere supportati da qualcuno, seguiti, perlomeno questo evento non lo prevede. Se lo affronti in modalità, dato che è sì una gara perché c'è un tempo, però sono abbastanza elastici come, credo, come certo. Regolamento, non è proprio un evento ultra cycling rigido, esatto, quindi non credo sia previsto. Okay, vabbè. E comunque te non ce l'hai. No, non ce l'ho. Okay. Come gestirai l'alimentazione e l'idratazione durante il viaggio ed eventuali impreviste emergenze lungo il percorso? Vabbè, ora è difficile rispondere. È un po' difficile. Intanto spero di averne meno possibile di inconvenienti meccanici o anche fisici, perché poi viaggiando per così tanto tempo tutti i giorni anche una banalità sì, poi sì. si amplifica. La vescica sul piede, oppure, la mano sulla mano. Oppure il sottosella che ti dà fastidio, insomma, queste cose qui si cerca di evitarle il più possibile, quindi massima attenzione a tutti i piccoli dolori che ci possono essere e quindi anche massima cura allo stretching, all'allungamento quando potrò. Cioè, ma ecco, te dici, ma non lo so, boh, dici come faccio a saperlo ora, ma mi viene in mente, che ne so, c'hai un fastidio che dice, allora, meglio che mi fermo un'ora, che io credo, riprendo, certo, che, no, va, il problema secondo me va bloccato alla radice, quindi al momento che c'è un problema secondo me va gestito bene e vedere se si può risolvere nel minor tempo possibile, magari rallentando un pochino anche la tabella di marcia, certo. E permettere così magari, che ne so, alla screpolatura o alla ferita di rimarginarsi stando un pochino fermi con... Poi capiterà mia solo a te, capiterà anche a quegli altri, certo, no, però non procurare del male ci a nessuno, sono degli accorgimenti che comunque vanno tenuti e che nelle girate di 2 o 3 giorni magari non vengono presi in considerazione. Il fatto per esempio del sottosella è molto importante, certo. Quello va curato tantissimo. Come certo. Va curato tantissimo appunto l'alimentazione e l'idratazione, ancora non so come riuscirò a gestirla esattamente, però l'alimentazione e l'idratazione sono fondamentali. Perché quindi... questo comunque è anche un aspetto in autonomia, cioè lì non ci sono ristori. No, assolutamente. Cioè, quindi, e te non è che ti porti dietro. Io dovrò partire con un minimo, cioè, di roba da mangiare. Integratori, okay, o ti fermerai lungo la strada a comprare quello di cui avrei a dire la verità, io sono più per assaggiare le proposte locali che attraverserò i paesi, insomma, che mi offrirà
la nazione che appunto andrò a attraversare. No, a parte gli scherzi, sì, la barretta, la bustina con lo zucchero va benissimo, l'integratore ok, però è impensabile per 20 giorni portarsi dietro tutta certo. questa roba. Bisognerà fermarsi, mangiare, nutrirsi bene okay. e quindi con qualsiasi cosa si trova, credo, con la pasta, quando ci sarà, con la pizza, col riso, con frutta, con verdura, frutta, carne, verdura, fagioli, quello che c'è, perché comunque è calcolato che in un'ora, in una giornata si brucia più di 8000 calorie, quindi è impensabile rientregare con delle certo, barrette, certo. quindi bisognerà mangiare sicuramente. Che nazioni attraverserai? Quindi Italia? Sette, Italia, Austria, Germania, mi hanno detto anche un pochino di Cecoslovacchia, Danimarca, Svezia e poi... Okay. e poi arriveremo in Norvegia. Quindi insomma te ha voglia, ti viene un ciclo, una ciclo gourmet insomma alla fine. Sì, ora come si mangia in Italia si sa che non si mangia altre parti, però sono curioso, quindi cercherò. Giusto, sperimentare. E lì bisogna anche stare attenti perché ora io non credo di essere intollerante a niente, okay. penso di avere uno stomaco abbastanza robusto, però non tutti i paesi appunto, certo. il nostro stomaco si deve anche abituare a certi sapori, a certe spezie, quindi il fisico è provato in un frangente esatto, di questo genere, esatto, insomma, ecco, esatto. non è proprio nella sua sì. normalità. Quindi diciamo. Mi fermerò, farò un carico di cibo okay. da portarmi dietro, poi chiaramente il viaggio sarà il più continuo possibile, cioè non ti puoi permettere di fermarti ogni due ore, un'ora e mezzo, due ore, ma dovrai comunque cercare di allungare il più possibile il tempo di pedalato. Lo step di pedalata, esatto, okay. perché... se comunque ti fermi troppo spesso perdi di continuità e le ore di bicicletta e si allungano e i chilometri diminuiscono. Poi penso perdi anche di concentrazione, no? Sì, di focus. Sì. Ora io spero di poter fare comunque, aver tempo di fare comunque delle foto perché mi piace, ecco, anche ecco questa. Ma ora stavo guardando se qualcuno aveva chiesto anche, ma per esempio la notte come pensi di pedalare? Avrai delle luci, ti fermerai a dormire, pedalerai? Ma allora, ancora devo decidere bene, sono a studiare ora le tappe, ora manca quasi un mese, un po' meno di un mese, quindi sto studiando le diverse modalità. Cercherò di dividere l'intera traccia in diversi, diciamo, piani, cioè avrò un piano con delle tappe a un certo chilometraggio, poi avrò un piano B che sarà un chilometraggio di ogni tappa un pochino più lungo. Se ce la faccio vorrei avere anche un piano C per permettermi anche di poter pedalare eventualmente diverse ore di fila senza dover fermare, quindi anche la notte, ed è per questo sì che comunque l'illuminazione me la porterò dietro, anche se poi più si va al nord e più la luce, le ore di luce aumenteranno okay, e quindi ci sarà, questo dovrebbe facilitare, sì, ci sarà meno bisogno di luce in generale. Ecco, una domanda mi viene in mente, ma la North Cape su che strade si svolge? Ma dovrebbe svolgersi in strade secondarie, qualche cosa tutte asfaltate. Tutte asfaltate. Strada. Sono dei tratti di gravel, sono dei okay. piccoli tratti di strade non asfaltate per collegarsi appunto, per evitare appunto strade molto trafficate. Sì. Certo. Quindi ci hanno previsto dei piccoli tratti okay. di strada bianca, però ben tenuta. Poi non quello. So, magari attraversando questi paesi del nord Europa, magari un po' di piste ciclabili si trovano. No, è quasi. Ci sono tantissime piste, noi attraverseremo, arriveremo fino a Capo Nord attraversando, percorrendo tantissime strade ciclabili, specialmente nel nord Europa che sono all'avanguardia per queste cose, quindi faremo molte strade ciclabili. Bello, bello, mi verrebbe da commentare, ma avrei un commento negativo sulle piste ciclabili, quindi stiamo zitti, passiamo oltre, guarda. Dunque, allora, altra domanda, un po' l'avevi già detto, comunque come hai fatto a conciliare la preparazione con gli impegni familiari e
di lavoro, perché Franco lavora nella vita, ecco. Sì, allora innanzitutto parto Scusa, poi ti faccio anche questa. La tua famiglia o comunque le persone importanti per te ti appoggiano in questa esperienza o c'è qualche frizione? Stavo partendo a rispondere proprio da questa cosa qui. Innanzitutto devi avere la famiglia che ti supporta, e questo la mia prima fan è mia moglie, perché appena decisi, appena mi venne in mente questa di partecipare a Nerd Creep, la prima persona l'ha saputo è mia moglie, un messaggino, mi ricordo sempre, era un lunedì, e mia moglie mi rispose: dai, vai alla grande, provaci. Quindi avere la famiglia che ti supporta e che soprattutto non ti fa pesare il fatto di essere qualche fine settimana assente per poterti allenare, questo è fondamentale, certo. Cioè avere la mente libera da queste cose, quindi sì, è fondamentale. Poi come si riesce a conciliare? Appunto, io sacrifico l'ora di la pausa pranzo, la sacrifico stando in sella, che poi insomma è un sacrificio relativo. Ma tutti i giorni o no? Tipo, non so, 2-3 volte la settimana? No, in genere molto tutti i giorni, okay. In genere molto tutti i giorni, escluso il venerdì, perché il sabato appunto vado ad affrontare il lungo, okay. E la domenica quest'anno non sono montato spessissimo, okay. quindi mediamente 4 uscite la settimana si fa. Sì, anche perché quando anche si fa 5 uscite, anche perché quando fai un lungo come faccio io il sabato, poi per diciamo riportare il lavoro che hai fatto sul proprio corpo, io penso che sia opportuno fare anche un giorno di riposo, certo. Quindi la domenica, per poter ripartire poi lunedì a riprendere a fare il tuo allenamento, certo, esatto. Devi quindi recuperare. Il riposo è fondamentale. Okay. Poi per me, che non è che aspiro a fare tempi da urlo, quindi a me il mio obiettivo è arrivare. Poi se arrivo, non è vero. Poi se arrivo, lo deve dire. Qualche giorno prima del 10, ecco, sono contento. Così ti vai a fare un giro per Capo Nord, un giro turistico. Penso che. Ma torni in bicicletta, Franco? No, torno in aereo. Ah, ok, aereo, grande. Sì. Da Capo Nord devo fare altri 30 km per trovare la prima città dove prenderò un pullman e andrò a Olta per prendere l'aereo per tornare a casa. Ok, va bene, ma immagino non sarai solo, anche gli altri non male faranno così. Ma, siamo 350, non so quante persone ci sarà insieme a me, quindi vedremo, magari ci avrò un po' di compagnia, magari no. C'è Franco Pizzorno da Facebook, ti domanda: in quanti giorni pensi di farla? Vabbè. Ma a io disposizione spero, avete 20 giorni. 22 sarebbe 22, esattamente, okay. 21-22, perché vabbè. Io spero, mi accontenterei di finirla in buone condizioni, senza poi tornare a casa e gettare la bici alle ortiche. Ci dispiacerebbe molto. Mia ambizione è metterci comunque meno di 20 giorni, quindi 18 sarei molto contento. Insomma, un obiettivo ambizioso, direi. Anche perché comunque poi non si può sapere, perché le condizioni del meteo, gli eventuali problemi sono le incognite che devi comunque calcolare. È vero che è il periodo estivo, ma il tempo insomma ora... quest'anno sembra anche un po' balordo, quindi è vero. Notizie ora del nord Europa, alluvioni, c'è il tempo molto critico, insomma, sì, c'è freddo e acqua. Soprattutto in Svizzera, sì. Ho sentito, sì. Senti, Tonio e Binci, Florence Tour, da Instagram, ti domanda, quanti chilometri pensi di fare al giorno, bikepacking, per dormire all'addiaccio o in strutture? All'addiaccio vuol dire tipo sì, che ti porti sì. tenda, allora, porterò un kit di emergenza che penso sia fondamentalmente una copertina di quelle d'alluminio. Ora devo decidere se portare anche un materassino eventualmente per dormire, ma la mia idea sarebbe quella di dormire in struttura, visto che pedalerò minimo 12 ore al giorno. Io ho questo obiettivo, pedalare minimo 12 ore al giorno, quindi a una media di 20-21 km orari sono circa 240-250 km. Io mi affido a te perché non ho la mente matematica, ma ci credo. A quello che e quindi sì, la media è quella, di chilometri durante il giorno. Poi naturalmente
se devo vedere le condizioni meteo. Cioè, quindi te comunque quelle 6 ore di sonno da poter stare in una struttura, esatto, pensi... penso di meritarmele, ecco. Penso di... una doccia, sì, insomma. Sì, ecco. È fondamentale, secondo okay, me. Vabbè. Poi magari, che ne so, ci sono le giornate in cui c'è un vento contro per... e dovremo pedalare per forza, o perlomeno le solite 12 ore non ti permetteranno di fare quella distanza, certo, che hai preventivato, certo. E magari il giorno dopo hai vento a favore, quindi okay, estendi le ore, estendi le ore di pedalata fino a che ci vedi, fino a che ce la fai, fino a che ne voglia, ecco, certo, quindi certo. Ecco perché il piano A e il piano B, che se si potessero anche intersecare fra di loro, mi darebbero un'opportunità in più per calcolare magari quando fermarmi e quando... Sì, sì, comunque, cioè, te un'idea generale ce l'hai, certo, sì, ce e poi uno la gestisce sì, sul momento. Al momento. Certo, certo. Senti, Gravi Pier da Instagram chiede: che bici userai e che equipaggiamento ti porterai dietro? Vabbè, forse magari questa della bici la possiamo guardare dopo, che ce l'abbiamo qui la tua bici. Ti faccio questa, ci sono delle tappe particolari che non vedi l'ora di fare? Beh, sì. Allora, quella che... O forse dei territori che... Allora, no, la tappa dolomitica, dice la dolomitica, sì, quella che attraverseremo, sì, per andare in Austria, quella mi attira abbastanza, quindi essendo un amante della montagna, credo che quella sia molto bella e suggestiva. Poi nel mio immaginario ho la tappa, che poi non è una tappa, insomma, però il fatto di prendere il traghetto da Rostock per andare in Danimarca, sì, sì, e poi di pedalare in Danimarca prima di prendere l'altro che ci porterà in Svezia, ecco, queste cose, questa tappa qui secondo me è questi quella che mi immagino, insomma. Sì, può montare in bici col traghetto. Non sei mai stato in questi paesi comunque, no, la no, prima no. volta? In Germania no, sono stato in Austria, okay, nei paesi nordici assolutamente, okay, no. E quindi questa tappa qui non lo so, me la immagino nel mio immaginario, ecco, me la figuro. L'aspetti, sì, l'aspetto. Bene. E poi chiaramente l'arrivo a... Capo Nord, a Rovaniemi, al okay, paese di Babbo Natale, che da lì in poi incomincia, diciamo, la fase critica, perché ci sono 700, gli ultimi 700 chilometri, che sono, scusami, quelli, ecco, più... sono ignorante, quando arrivi a Rovaniemi, da Rovaniemi a Capo Nord mancano 700 chilometri circa, ecco, che sono, ecco, penso saranno quelli più duri, perché mentalmente sei arrivato, ecco, di essere l'errore arrivato... che dovrò fare, ma quello ogni tappa, è di pensare che sono arrivato, ci sono quasi, che ci sono quasi, perché, come ti dicono tutti, manca poco, manca poco, mancano, ma anche quando mancano 100 km, se ci si pensa bene, 100 km sono tanti, quindi sono più di 3 ore, insomma. Esatto, quindi l'ultimo tratto, quello da Rovaniemi in poi, sarà poco vissuto, e quindi poi ci sarà la stanchezza, c'è dislivello, comunque ci sarà vento, ci saranno le renne che attraversano, quindi si rallenteranno magari un po' la media, no, ecco, anche quel tratto lì in effetti, oppure per stare a ruota di una renna, non lo so, vedremo. Comunque, ecco, ho un immaginario mio che spero sia molto più bello. Ti faccio questa domanda: hai qualche rituale o abitudine o un portafortuna che non dimenticherai assolutamente di portarti con te, o di dire, di fare prima di partire o di affrontare una lunga tappa? No, no, non ho particolari, ecco, scaramanzie, non sono un tipo scaramantico, okay, della verità, e non ho neanche un rituale che eseguo tutte le volte, no. Ce l'avevo quando giocavo a pallone, ma è stato, è stato secoli fa, infatti. No, sicuramente porto con me sempre tutta la mia famiglia, quello sì. Ora poi il casco ancora non ce l'ho, però ho fatto fare delle grafiche da una azienda, Sacart Design, in cui ci sarà, allora dobbiamo farlo vedere questo casco, e quando sarà pronto lo porterò qui a voi, da bello, voi, bello. E quindi, ecco, me la porto con me. Io ho l'abitudine, anche con la mia gravel, di portare
ecco, dei disegni, delle immagini dei miei familiari, del cane, della moglie, dei miei figli, quindi è come se li portassi un po' sempre con me. Certo, bello, 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 bello Franco. Senti, allora, aspetta, ti volevo fare un'altra domanda che ho letto qui, ce ne sono... Ah, ecco, pensi di utilizzare la musica o altre forme di intrattenimento, bello questo, durante le lunghe ore di pedalata, perché pedalare non ti intrattiene abbastanza, allora... Ma in realtà, non ho questa abitudine, anche perché secondo me è abbastanza noioso viaggiare sempre con la musica. Mi dà anche fastidio quando ora va un po' di moda trovare questi ragazzi, queste bici che hanno questa cassa che fa sentire la musica a se stesso, anche agli altri. Ecco, mi dà non ho questa abitudine, ecco, pur amando tantissimo la musica, io vivo di musica, però nella bici non l'ho mai provata. Ho pensato comunque a portarmela dietro, perché tante volte può far comodo anche distrarci un po' con la musica. Certo. Però è abbastanza difficoltoso l'organizzazione per me, perché dovrei attaccare il Bluetooth al telefono, alle cuffie, certo. E in modalità di viaggi così lunghi io sono molto parsimonioso per quello che riguarda l'energia. Esatto. Ti ci vorranno un po' di power bank, penso. Sì, un power bank lo porti sicuramente. Computer, telefono, sì, però ecco, sono tutte cose che nei viaggi così lunghi per me sono stressanti, cioè stare a pensare anche all'energia, certo. Ecco, ho paura che mi dia un po' troppo stress, quindi non so se porterò qualcosa. Ma non lo so, però questa è un'opinione mia, cioè la musica è un po' distrae, non lo so, attutisce i rumori della strada, ora sì, un po' distrae, vero, sì, per quello che riguarda i viaggi in strada sicuramente. Però ecco, diciamo che non ho l'abitudine di portarmi musica. Ok, quindi niente musica. Penso di no. Alla North Cape 4000 quest'anno parteciperanno circa 350 persone, delle quali circa un centinaio italiane. Conosci qualcuno? Sì, sono allora di... O hai contattato qualche partecipante tramite social? Perché ho no, visto allora... che ci sono proprio tutti i nomi e cognomi dei partecipanti. Sì, iscritti. Sì, sì, no, non ho contattato nessuno, diciamo, dalla okay. lista. Però ho un amico che conoscevo già. Ok, ok. E che quindi casualmente ci siamo incontrati a un altro evento? Un evento, c'era Peppe Sposto che parlava appunto della sua avventura a North Cape. Ci trovavamo lì in quell'occasione e scoprimmo casualmente che entrambi facevamo questa edizione della North Cape, quindi siamo rimasti in contatto. E... Peppe fa questa edizione? No, Peppe, l'altro amico. Voi vi siete conosciuti tramite... Esatto, okay, Peppe spiegava l'ultima edizione che ha fatto, sì. Ci faceva vedere un po'. Io lui l'ho conosciuto a una ciclo storica, la Cortonese, se non sbaglio. Sì, è un grande. È un personaggio, veramente. Lo salutiamo. Poi anche bravo. Sì, è vero, è vero. Ha tanta esperienza e quindi può insegnare tantissime cose. Appunto, andare a vederla in una delle sue conferenze, e lì ci trovavamo con Roberto e quindi siamo rimasti in contatto. Ma cioè, non è che vi siete detti facciamo un pezzo insieme, quello non si sa, allora, ognuno deve andare. No, in teoria la nostra idea è quella di fare di supportarvi un po', di farvi di partire intanto insieme e vedere cosa succede. Poi il viaggio è molto personale, certo. E il passo che ognuno ha e quello che vuol fare è molto personale, quindi non ci siamo assolutamente imposti delle regole di stare insieme. Sicuramente io nei miei viaggi che ho fatto mi sono accorto che bene o male le persone che incroci, che incontri durante un viaggio sono sempre le stesse, quindi effettivamente si potrebbe fare un viaggio in compagnia. Naturalmente se decidi di farlo ti devi un pochino adeguare alle abitudini o ai bisogni dell'altro. Ricevi chiaramente supporto e compagnia, quindi è uno scambio che puoi decidere di fare o meno, ma al momento non si può, non è pensabile di
partire secondo stabilirlo me. Ora, sì, a meno che non tu conosca benissimo e abbia già pedalato con la persona. No, certo, certo, assolutamente. Sì. Senti, quando ti proietti col pensiero a questa esperienza, quali sentimenti, emozioni provi? Questo è difficile da spiegare, questa è una bella domanda. Infatti vedi si accarezza la barba, cogitabondo. È un po' l'ho già risposto alla domanda precedente, nel senso che io ho un immaginario mio di questo viaggio, di questi posti che non ho mai visto, però mi aspetto di vedere un cielo molto particolare innanzitutto, un cielo diverso dal nostro. Okay. Questa è la prima cosa che mi immagino di vedere, di trovare, sì. E poi mi immagino una vastità, cioè uno sguardo che si perde nel vuoto quasi, perché mi immagino degli spazi enormi, grandissimi. Okay. Ti immagini di essere stupito da quello che troverai? Io sono già stupito dai miei pensieri e spero appunto, come ho detto, di rimanere 3 o 4 volte ancora più stupito quando ci sarò. Le aspettative comunque cerco di tenerle basse, così la sorpresa magari sarà maggiore. È meglio essere un po' prudenti. Meglio stare, ecco, sì, è vero, guardo è vero. Qualche rivista, vedo qualcosa. Qualcuno dice: qual è la prima cosa che farai una volta raggiunto Capo Nord? Chi lo sa, boh. Non lo so, io penso di piangere, penso di piangere molto durante questo viaggio, ma quella è la vecchiaia, insomma, man mano no, che si cresce con l'età. Sono molto emotiva che hanno fatto. Ma insomma, l'uomo dovrebbe essere sempre... No, basta, però immaginario non penso di emozionarmi parecchio, poi si sa la stanchezza, l'adrenalina, quindi sarà molto emozionante. Che farò? Non lo so, probabilmente telefonerò a casa per dire che sono giusto. Arrivata. Ci sono, è tutto bene, sì, non tutto mandare il messaggino, Ci sono, telefono. Senti, ho visto che hai detto l'età. Quanti anni hai, Franco? Io fra poco, al 6 luglio, farò 57 anni. Quindi, un ragazzo. Quindi, quindi questa cosa la possiamo fare tutti? Sì. A patto di tutti, virgola, a patto no, di... No, io credo che, allora, tutte le imprese sono replicabili. Questo me l'ha insegnato anche l'Everesting che ho fatto a febbraio. Qualche mese fa. Sotto la pioggia. Sì, una cosa che per me era impossibile, fatta quasi di getto insieme al mio amico Stefano Pellegrini, che ora sta facendo il Capo Nord e Tarife, quindi proprio sotto, sì. Okay. È proprio sotto, ecco perché ti ho accennato delle condizioni meteo, perché è partito da Capo Nord in condizioni proibitive e ho fatto appunto questo Everesting non sapendo quasi cosa fosse, ma accorgendomi mentre lo facevo delle enormi difficoltà che c'erano nel portarla a termine. E quindi questo è, cioè... No, ma io ti ho chiesto questo perché, come ti dicevo prima, no? A volte si guardano i professionisti, ora perché stiamo a parlare di bicicletta, però è difficile identificarsi in una persona che ha 20-25 anni meno di te, che lo fa per professione, che fa, non lo so, x mila chilometri l'anno, qualche decina di migliaia di chilometri l'anno. Quando te sei uno normale, c'hai famiglia, vai a lavorare, ti devi gestire, ti devi organizzare, ti capitano anche gli imprevisti. E però invece no, te mi sembri la prova approvata del fatto che anche le persone normali possono fare cose eccezionali, nel senso di fuori dalla norma, dalla normalità. Esatto, sì, ognuno si deve porre un obiettivo e uno dei miei karma, diciamo, è che io sono più forte di quello che penso di essere, quindi non mi devo fermare alla prima difficoltà, perché sono convinto di avere dentro di me ancora tanta forza e ancora tanta volontà per arrivare all'obiettivo. Quindi questo è una cosa che mi ripeto e credo che la bici, come qualsiasi altra disciplina, se ti pone un obiettivo con i propri, con la propria, diciamo, proprio passo, con la propria pazienza, uno
ci possa arrivare tranquillamente. Naturalmente ci vuole una preparazione, non bisogna, bisogna sapere a cosa si va incontro, quello sicuramente. Quando uno ha abbastanza chiaro quello che dovrà affrontare, da lì poi parte una preparazione adeguata. E non è un caso che non è una corsa di un giorno, è una corsa a tappe. Esatto, e comunque voglio dire, è la settima edizione che fanno, quindi io la devo ancora fare, devo ancora arrivare a Capo Nord, però questa impresa è stata già fatta in edizioni molto più impegnative di questa, perché le scorse edizioni hanno affrontato acqua, pioggia, distanze più lunghe, dislivelli più alti, quindi... Ah, perché il percorso varia da edizione. Tutti gli anni credo che... Ah, non lo sapevo. Delle, è stato sempre più perfezionato per trovare una formula, diciamo... Più fattibile, sì, insomma, sì. Ecco. Senti Franco, c'è Trash Lazy Gravel o Trash Lazy Gravel da Instagram, ti domanda: ciao Franco, durante il viaggio terrai un diario di bordo condiviso con i tuoi followers? In bocca al lupo. Grazie, crepi. Cercherò, anche questa è una modalità che non ho mai affrontato in viaggi così lunghi, quindi dovrò vedere il tipo di stress che mi comporta. Certo. Però istintivamente, cioè come natura, a me piace fermarmi a vedere un panorama, a fare una foto, a godermi proprio lo spettacolo della natura, per dire. Sì. Quindi sicuramente cercherò di tenervi informati se siete interessati, anzi mi fa piacere. Ma certo, cioè, cavoli, mi fa piacere. Quindi ecco, magari la sera farò un resoconto e durante prima di crollare addormentato. Spero poi di poter dormire tranquillo, anche sì. Insomma, cavoli, non si dorme dopo 12 ore di bicicletta. A volte l'adrenalina fa brutti scherzi, quindi hai ragione. Senti, Dave Pineapple da Facebook domanda: prolunghe quali e come sono posizionate? E allora a questo punto, siccome c'era anche Gavri Pierre da Instagram che domanda: che bici userai e che equipaggiamento ti porterai dietro? Noi la tua bicicletta l'abbiamo messa qui in bella mostra, che è Alter Ego, la nostra bici in acciaio gravel, che ci ha fatto una modifica, a dire il vero. Sì, allora ho cambiato le forche, la forca l'ho cambiata, l'ho messa in carbonio, mentre quello originale era appunto in acciaio. Ho risparmiato un bel po' di etti, tanti etti, e poi ho scelto la bici in acciaio appunto perché non, al di là della prestazione, che comunque io non tengo a fare, quindi della leggerezza o meno, ho sposato più l'idea della comodità che l'acciaio mi dà. La bici è una bici, è la mia prima bici gravel, quindi la conosco, ci sono affezionato e ho proprio un bel feeling con lei, e quindi ho deciso di portare appunto. Quindi hai cambiato le ruote, hai messo delle coperture stradali, ho cambiato la forca. Battistrada quanto hai messo? 28, vero? Penso di mettere 32 durante il viaggio. Ok, sì. Va bene. Andrò in tubeless. Che Dio ce la mandi buona perché diciamo sono molto combattuto anche con questa decisione, però ho diverse, diciamo, notizie, diverse... Sì, ci sono un po' di scuole di pensiero, esatto. Diciamo le cose come stanno. Io in gravel usavo sicuramente il tubeless, su strada, visto i professionisti, i problemi che stanno avendo talvolta, qualcuno storce un po' la bocca, però la mia sarà una modalità non come quella, diciamo così, tirata dei prof, e quindi credo che partire con i tubeless e poi semmai cercare di rimediare con delle camere d'aria sia l'assetto. Sì, qualche camera d'aria dietro. Sì, me la porterò comunque, esatto. Ecco, diceva appunto questa persona, le prolunghe. Sì, io userò delle prolunghe, uso il sistema VAP, ho messo delle prolunghe un pochino più alte, però un pochino più lunghe perché ho notato che ci sto un pochino meglio. Questa sarà una posizione comunque di riposo e non di ricerca della velocità o della prestazione. È diciamo una posizione in più che avrò durante il viaggio e
che comunque mi darà un pochino più di comodità. Comodità che si acquista comunque dopo diversi mesi che uno prova ad allungarsi, perché non è così immediato, la Ma posizione non è così immediata. Quando dici mesi di allungarsi mi viene in mente questa cosa, cioè perché gradualmente ti abitui a questa nuova posizione in sella, o anche, non lo so, se dico una sciocchezza, riferito al fatto che comunque fai tanto stretching, fai yoga e quello ti aiuta anche? Io parlo personalmente, quello che ho, quando montai queste prolunghe e provai a mettermici sopra, diciamo, dissi ma questa è una posizione impossibile per me, io non ce la faccio, era veramente scomoda, però era necessaria per avere appunto una posizione in più da tenere durante il viaggio. Allora a quel punto mi hanno consigliato appunto di cercare di allungarmi per trovare appunto la posizione che sinceramente pensavo di non trovare. Però in effetti poi si è sbloccato qualcosa e ora è una comodità che ricerco anche spesso durante i miei allenamenti perché effettivamente ti dà un po' di relax alla schiena, ti la scarica e quindi è ottima, insomma. Senti Franco, per le borse, cioè te la bici la porterai proprio in questo assetto qui, con queste borse qua che vediamo? Sì, io porterò una borsa da 12 litri da sella, porterò una borsa da... Dentro il triangolo anteriore del telaio? Sì, una mezza borsa sotto, poi porto una borsina sopra dove metterò le cose che mi servono più immediate, e una borsa davanti che porterò, cercherò di mettere in modo verticale per essere un pochino più aerodinamico, ma ora sto provando per vedere se è veramente... Fai un po' di prove. Sì. Quanti chili di bagaglio pensi che porterai? Ma io penso di portare, non l'ho pesato, però un 6 kg, 7 kg di roba. Mamma mia! Sì, perché di più, sinceramente. Ma bisogna andare su roba tecnica quando ti porti dietro, quindi è roba abbastanza leggera e funzionale. Quindi sacco a pelo non porti? No, per ora non è previsto questa modalità, quindi andrò abbastanza leggero, via filante. Ok. No, però sai cos'è? È vero che siamo nei mesi estivi, però insomma fai tanti chilometri e quindi non sai che meteo troverai, ti devi anche preparare un po'. No, la roba invernale, la roba del capo invernale me le porterò tutte, antiacqua e antivento, porterò proprio tutto il set invernale. Certo. E anche perché, anche affrontando le Dolomiti, insomma, ci sarà sicuramente temperature un po' più rigide, pur essendo di luglio ed agosto. Vorrei, se mi permetti, saltare un altro argomento che contribuisce comunque a darmi energia e forza, che è appunto questa raccolta fondi che faccio con Dynamo Camp. Hai ragione Franco. No. Quindi Franco, questa iniziativa te hai deciso di legarla al supporto di Dynamo Camp. Sì. E per aiutarti in questo, per contribuire con te a questo scopo, possiamo andare sul tuo profilo Instagram, che è, diciamolo... DVC99, comunque anche Franco Taddei va bene, insomma. Ti troviamo lo stesso, meno male. E lì c'è un link. Sì. Il supporto che mi aspetto da voi è questo, cioè una qualsiasi donazione, anche un euro, 2 euro, 5 euro, in forma anonima, se mi volete far sapere chi siete, è lo stesso, insomma. Perché va direttamente poi a Dynamo, quindi, Direttamente a Dynamo e aiuta appunto questa grande realtà, macchina, a funzionare nel miglior modo possibile. Pensate che le liste d'attesa sono lunghe 4 anni per i bambini, quindi pensate un po' quanto ci sarebbe bisogno di ingrandire, di incrementare la struttura con iniziative nuove. Sì, magari anche perché chiaramente sono il tipo di servizio che loro erogano è anche molto oneroso. Perché è oneroso perché c'è tanto personale, c'è bisogno di tanto personale. Le infrastrutture sono importanti. Le infrastrutture sono importanti, sono all'avanguardia, sono bellissime, perché è giusto che chi va lì debba vedere cose belle, che magari non vede a casa, e quindi tutto è curato nei minimi particolari, e quindi niente, se vi volete aiutare davvero
donate quello che assolutamente, potete a assolutamente. Dynamo Hemp e vi porterò nel cuore con me e in viaggio con me e in bicicletta, però la fatica la fa solo lui, quindi tranquilli. Senti Franco, grazie per questa super chiacchierata. Grazie a voi. E ovviamente dobbiamo fare il seguito quando tornerai. Spero di avere da raccontare tantissime cose. Ma quello di sicuro, poi vada come vada, sei andata come sei andata, cavoli, se ci avrai da raccontare, insomma. Spero di sì, spero di sì. Bene, Franco, grazie tantissimo del tuo tempo, veramente. Grazie a voi. DVC99, Franco Taddei, seguitelo. Ciao, grazie.